Sì, qui siamo alla fase finale o forse già passata? No, diciamo che per quest'anno direi che abbiamo già dato. È quasi impossibile ora rimanere qui. Io capisco che nell'ottica di un servizio sarebbe stato logico, visto che poi il sole ci ha premiato anche oggi, però è diventata una situazione insostenibile. Io non posso sperare che arrivino qui 200 persone, né posso raddoppiare i prezzi perché conosco le tasche dei cittadini, perché anch'io sono un cittadino, e c'è un po' di rammarico perché evidentemente già, come lo vedete adesso, fa un po' tristezza, mentre invece per me l'importante è l'allegria, è quello che si muove, è la gente che si rilassa. Noi qui abbiamo dato accoglienza a 20 centri estivi, con bambini meno abili, addirittura anche con gravi diciamo, problemi, e sono orgoglioso, apprezzo tra virgolette politico, perché il mio bilancio non è fatto soltanto da persone brave, belle, alte, bionde. Abbiamo fatto un servizio importante con avviamento al nuoto, con 180 bambini che venivano qui e che praticamente diventeranno forse futuri campioni. Ho visto tutti gioire delle performance che ci sono state quest'anno nel settore nuoto e roba del genere. Solo che poi ci sono cose che sono diventate insostenibili. Oltre al costo dell'energia, del gas, eccetera, è il raddoppio dei costi per il trattamento delle acque. I costi per i materiali di manutenzione, dalle mattonelle alle vernici e roba del genere, e quindi diventa praticamente impossibile poter sostenere una situazione di questo genere, anche perché io non sono un'associazione, quindi è ancora un difetto se lo vogliamo prendere, perché evidentemente un'associazione può magari contare ogni tanto su un contributo che può essere regionale, comunale, eccetera. Io sono un privato, o faccio i soldi o chiudo come adesso, perché non voglio ovviamente diciamo danneggiare anche poi quello che è lo status della famiglia. Sono state sostanziose le bollette come rincari? Ma diciamo che io ho calcolato il 310%. Puoi darci dei numeri? In termini numerici è molto semplice. Io gli anni scorsi potevo fare una stagione con 26, 25, 24 mila euro di... Quest'anno si va, diciamo, molto oltre, diciamo da 6 siamo andati a 12, poi ora siamo andati a 21 e poi non si sa cosa succederà a agosto. E io sinceramente ho grandi difficoltà a poter provvedere. E ma i rischi che questa splendida struttura non possa riaprire sono consistenti? Sono consistenti anche perché poi bisogna guardare la carta d'identità. E siccome, diciamo, nel lavoro come nella vita si lavora anche un po' quando si hanno degli stimoli, quando si hanno, diciamo, sì, un minimo di prospettive, e io in questo senso vedo molto buio, proprio guardando anche all'immediato futuro e anche da ora in autunno e anche all'inizio dell'anno, e quindi trovo inutile tutto questo dopo 2 anni di pandemia, evidentemente con perdite che sono state anche importanti e che non riguardano il signor Ponsicchi, ma riguardano le piccole e medie imprese, che non hanno avuto sicuramente il sostegno e l'aiuto che secondo me era logico aspettarsi. L'unico orgoglio vero è aver visto tanti clienti contenti che hanno usufruito di un servizio, che ci hanno anche ringraziato, con un personale come si deve, che evidentemente si è calato nella realtà, e quindi questo per me è la cosa più importante. Poi vediamo, io non ipotizzo mai il futuro. Oggi, se dovessi decidere, visto come ho detto prima, l'età, diciamo, sì che avanza e le problematiche, io credo sia il caso di mollare. Ma mi sta dicendo che questa splendida struttura sarà poi un'oasi per i ranocchi? No, ci saranno probabilmente, mi auguro che ci siano imprenditori singoli o gruppi che abbiano l'intenzione di rivalorizzare e rivitalizzare questa cosa. Ovviamente quando si fa un progetto bisogna guardare un pochino dove vogliamo andare. Io questa è la sua speranza, ma da imprenditore, perché lei lo è a tutti gli effetti, quali sono le sue sensazioni? Ma le sensazioni sono, ripeto, molto negative, perché io credo fondamentalmente che se non si aiutano le persone normali, gli operai, gli impiegati, chi è più debole, che poi sono quelli che sono i nostri clienti, evidentemente tutto il resto ha un senso relativo, perché anche quando arrivano
diciamo, sovvenzioni o aiuti o roba del genere, o vengono fatti a pioggia, quindi senza essere mirati su una realtà vera e effettiva, oppure rischiamo di arrivare ultimi e penultimi, e quindi quando praticamente arrivano, non lo so, sei più furbi o più abili.